David. Davide, il pastorello divenuto re di Israele, è una figura biblica complessa. Nel corso dei secoli, gli artisti hanno ripreso spesso l'episodio dell'Antico Testamento, primo libro di Samuele 17, in cui Davide, prefigurazione di Cristo, combatte contro Golia di Gat, il gigante campione dei Filistei. Il giovane vince l'avversario senza armi, servendosi solo della fionda, come era abituato a fare per mettere in fuga le bestie feroci che minacciavano le greggi del padre Saul. Donatello, 1386-1466. David Mercurio, 1443 circa. Bronzo, altezza centimetri 158. Firenze, Museo Nazionale del Bargello. Donatello realizzò il David bronzeo attorno al 1440 per volere di Cosimo il Vecchio, signore di Firenze. La statua, oggi al Bargello, era destinata ad ornare il cortile di Palazzo Medici, terminato da Michelozzo nel 1455. Il pastore biblico era l'eroe in cui tradizionalmente si incarnavano gli ideali della Repubblica Fiorentina. Donatello celebra l'attività mercantile della famiglia Medici con il riferimento colto ad Hermes, dio del commercio. David è raffigurato in piedi, trionfante, con il piede sinistro appoggiato sulla testa mozzata di Golia. Nella mano destra regge la spada del gigante, nella sinistra, appoggiata sul fianco, stringe una pietra. Oltre ai calzari finemente scolpiti, il pastore indossa un copricapo a tese larghe, ornato da nastri e foglie di alloro, simbolo di vittoria. Poiché il cappello ricorda il caratteristico petaso di Mercurio, il David donatelliano è stato spesso identificato con il dio greco che trionfa su Argo. La scultura, a grandezza naturale, è il primo nudo a tutto tondo del Rinascimento. Per realizzarla, Donatello si è ispirato alla statuaria antica. Il recupero di modelli ellenistici si coglie nella posa arcuata e sinuosa della figura, fusa nel bronzo secondo il procedimento della cera persa. La luce scivola sul bronzo accuratamente levigato, mettendo in risalto le membra molli ed aggraziate dell'eroe e creando ombre più profonde sul volto di Golia. L'acerba nudità del giovinetto allude simbolicamente alla ragione e al coraggio che sconfiggono l'irrazionalità e la forza bruta. David assume una dimensione più eroica se lo si osserva dal basso. Donatello l'aveva immaginato sulla sommità di una colonna, dall'alto della quale il ragazzo, lungi dall'abbassare lo sguardo sotto la visiera, affrontava fieramente lo spettatore. Michelangelo Buonarroti, 1475-1564. David, 1501-1504. Marmo. Altezza centimetri 434. Firenze, Galleria dell'Accademia. Nel 1501 l'opera di Santa Maria del Fiore affidò a Michelangelo, appena tornato da Roma, un blocco di marmo che era già stato sbozzato da Agostino di Duccio. Il colossale David, che avrebbe dovuto decorare un contrafforte esterno del Duomo, fu collocato in Piazza della Signoria, accanto all'ingresso di Palazzo Vecchio, divenendo l'immagine civica per eccellenza della Firenze repubblicana. Dal 1873 l'originale si trova alla Galleria dell'Accademia. David, stante sulla gamba destra, è colto nel momento che precede l'azione. Con la fronte aggrottata e le vene delle mani in superficie, scruta attentamente il nemico, pronto ad usare la sua fionda. Michelangelo sceglie un'iconografia attiva e con il suo nudo virile dimostra di conoscere perfettamente l'anatomia umana. La luce scorre sul marmo liscio ed evidenzia la solida muscolatura del giovane. È presente il principio della ponderazione, elaborato dallo scultore greco Policleto. La corrispondenza incrociata tra le parti del corpo in tensione e gli arti in posizione di riposo dà all'insieme grande equilibrio compositivo.
la diversa inclinazione delle spalle e del bacino, la testa rivolta in senso opposto alle direzioni assiali del corpo, il sapiente uso dei vuoti e dei pieni, contribuiscono all'agile bilanciamento della figura. Michelangelo realizza un'opera di grande potenza espressiva. La concentrazione sul volto di David e le mani di grandi dimensioni sottolineano le capacità intellettuali e la forza dell'eroe biblico. L'artista non ritrae il gigante Golia, ma la sua presenza è implicita nell'atteggiamento e nello sguardo del giovane. Gian Lorenzo Bernini, 1598-1680, David, 1623-1624, marmo, altezza centimetri 170, Roma, Galleria Borghese. Nel 1623 il cardinale Alessandro Peretti Montalto commissionò a Bernini una statua di David. In seguito all'improvvisa morte del cardinale, la commissione fu rilevata da Scipione Borghese. Per completare quest'opera, Bernini interruppe momentaneamente la lavorazione di Apollo e Dafne. Nel maggio del 1624, la scultura marmorea risulta già collocata nella stanza del vaso, presso Villa Borghese, a Roma. David è ritratto nel pieno della lotta. Mentre in Donatello ha già decapitato Golia e Michelangelo attende lo scontro, nella versione di Bernini l'eroe ebreo è all'acme dell'azione. Il giovane ha le gambe divaricate e il busto ruotato in senso opposto. Sta prendendo la mira, per poi far roteare la fionda che ha spiegata tra le mani. Ai suoi piedi giacciono la corazza troppo grande, prestatagli da Saul, e l'arpa. La presenza di quest'ultimo attributo è dovuta al fatto che, secondo la tradizione, David sarebbe l'autore dei Salmi. Per realizzare la statua, Bernini porta avanti una furiosa ricerca naturalistica ed espressiva. Il volto traboccante d'ira, con la fronte corrugata e le labbra serrate per lo sforzo, è un autoritratto dell'artista. La luce avvolge il corpo dell'eroe, sottolineandone i muscoli in tensione. Il levigato nudo maschile contrasta con i giochi di luce e ombra che si creano tra i capelli, lungo il drappo e sulla superficie scabra della corazza. La figura, che pare avvitarsi su se stessa, ha il corpo ruotato e curvato sul busto, deviato rispetto all'asse verticale. L'artista ne bilancia l'andamento verso destra tramite la tracolla che attraversa in diagonale il torace. Incarnando lo spirito dell'arte barocca che vuole meravigliare, la statua di Bernini coinvolge direttamente lo spettatore. In origine la scultura era collocata contro una parete. L'osservatore, trovandosi di fronte a David, si identificava con Golia e aveva la sensazione di venire aggredito dall'eroe, che con forza dirompente si protendeva verso di lui.